Appena entrati in hangar, oggi giornata un po' particolare perché andiamo a fare un volo, complimenti per questa intro, a mio padre. Prima volta che lo porto in giro per un po' di tempo, diciamo, nel senso che l'unico giro che ha fatto con me è stata una cosa molto breve, quindi adesso prepariamo l'aeroplano e poi decolliamo che andiamo a Fano a mangiare sul lungomare e che è anche un lungomare decisamente carino, insomma. Allora, uno dei primi controlli che ci sono, diciamo, due tipi di controlli quando parlo di controlli pre-volo, che sono quelli che si chiamano, diciamo, del walk around, cioè del camminata attorno all'aeroplano, quindi c'è una serie di controlli, poi c'è il controllo del motore. Uno dei controlli del motore, il primo che faccio è quello dell'olio, per vedere se il livello dell'olio è corretto. C'è una piccola procedura semplice che bisogna girare praticamente le palle dell'elica nel senso di rotazione del motore, per richiamare l'olio, diciamo, dentro il serbatoio fino a quando non si sente un gorgoglio tipico, e poi dopo lì si può andare a vedere con la asticella dell'olio che livello è. C'è un piccolo trucco per ricordarsi da che parte girare l'elica, perché la puoi girare così o la puoi girare al contrario, no? Bisogna girare nel senso in cui gira il motore. Magari uno dice: cavolo, ma non mi ricordo mai se gira in senso orario o senso antiorario. Il trucco è guardare la blindatura dell'elica. L'elica, dalla parte in cui c'è il suo fronte di attacco, cioè dove, diciamo, picchia contro il vento, viene blindata. C'è questa parte qua che vedete, che qui dietro non c'è, è rinforzata, no? Proprio per rinforzare il suo bordo di attacco, ok? Quindi, vedendo che qui c'è la blindatura e qua no, l'elica vuol dire che gira in questo verso, adesso la tiro anche in testa, e non nell'altro. Nell'altro non c'è la blindatura, quindi a colpo d'occhio so che devo girarla di qua. Adesso giriamo, vediamo di fare il controllo d'olio. Allora, adesso facciamo operazioni di riscaldo e poi dopo decollo Fano e poi Fano giro sul lungomare e pranzo al ristorante al mare. Gioco di parole, portami via. Siamo a Fano in questo momento, come vedete c'è un po' di traffico oggi perché ci sono diversi aeroplani parcheggiati. Adesso andiamo a pagare e poi dopo con il taxi. Prima facciamo vedere due o tre paracadutisti che si buttano giù e poi dopo, perché fanno sempre lanci para, poi dopo si pranza. Ho mangiato, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Adesso siamo qui all'ingresso dell'aeroporto di Fano, che ci hanno appena scaricato dal taxi. Come sono i tassisti qui a Fano? Ah, veloci! Non veloci sono! Visto che vanno? Cazzo, se vanno! Poi vai da me. Questo ha fatto un sorpasso bellissimo. Sì, veramente. Anche per questa volta giro completato. Mi ero dimenticato di fare la chiusura del video e quindi la faccio adesso che sto venendo via. E niente, insomma, giro completato, tutto
Perfetto, se non che Bologna oggi non ci ha voluto prendere dentro e quindi ci ha costretto a stare a bassa quota e sostanzialmente abbiamo preso una bella botta di calore. Sono ancora qui che sto sudando, adesso 4 gradi di climatizzatore impostato, probabilmente non arriverò vivo a questa sera. Detto questo, un saluto a tutti, fate i bravi, al prossimo video, ciao!